Ciao, vi farò vedere come ho fatto questo modulo, l'ho chiamato quattro angoli perché ha forma uno di quadrato, ma ho già un modulo quadrato, quindi non gli posso dare lo stesso nome. Sono partita da un Rivoli da 18 mm. Dovete guardare sul mio canale perché ho già registrato il tutorial per incastonarlo con due colori di Delica. Ed è molto facile da fare. Vabbè, molto facile, diciamo un po' facile, non è veramente difficile. Ho bisogno di un colore di Super 2, un colore di perline di 4 mm, un colore di perline 15-0 Rocaille. E io ho utilizzato delle perline 110, ma non di conteria, va bene, irregolari praticamente, non Toho e non Miyuki, perché andavano bene con che cosa volevo, che cosa ho io in mente. Iniziamo con il tutorial. Prendo il Rivoli di 18 mm, lo incastuono con 48 Delica di base. Guardate sul canale perché già ho fatto il tutorial come l'ho incastonato. Poi entro in mezzo e cerco la fila con 3 Delica, quindi 1, 2, 3, questo, esco dalla Delica di mezzo di queste tre. E inizio a mettere le perline 110 dalla delica a delica, una delica sì, una no. Quindi metto una 110, poi salto una, poi metto un'altra, poi un'altra volta salto un'altra, metto un'altra 110, faccio così per tutto il giro, una sì, una no, una sì, una no. Arrivata l'ultima perlina 110, lo metto e poi raggiungo la prossima perlina 110. Guardate, davanti e dietro, e poi entro nelle perline Delica di sotto per poter arrivare alla perlina 110 davanti, e poi metto due perline Super 2 nere, quindi metto due perline Super 2. Entro nella prossima 110, quale sporge, guardate, e poi 4 mm 110 4 mm, entro nella prossima un'altra volta 4 mm 110 4 mm. Entro nella prossima. Praticamente questa sequenza lo metto di 4 volte. Ho messo una volta ancora di 3. 2 super 2. E poi 4 mm. Undici zero 4 mm. Un'altra volta 4 mm 110 4 mm, e faccio così fino alla fine del mio giro. Quindi ho messo l'ultima 4 mm 110 4 mm, entro nella perlina 110 di giù e anche nella prima perlina Super 2
nella parte inferiore e poi entro subito nella parte superiore della Super 2. Quindi adesso sono con le spalle per essere più facile per me. Metto 11,0 per lina di 4 mm, 11,0, e entro nella perlina di 11,0 sporgente, quello che l'ho messo in mezzo a queste due 4 mm. Vedete? Poi un'altra volta 11,0, 4 mm, 11,0, entro nella perlina 11,0 sporgente. Vedete? Poi metto un'altra volta 11,0 perlina di 4 mm, 11,0, e poi entro nella parte superiore della prima Super 2. Nella Super 2 metto una perlina nera Super 2, così. Praticamente adesso rifaccio tutto il lavoro. Metto di 3 volte 11,0 perlina 4 mm, 11,0, 1, 2, 3 volte e 1 Super 2, e faccio così fino a quando faccio tutti gli angoli. Sono con l'ultima perlina Super 2, entro, esco da questa Super 2 nera, entro nella prima perlina 11,0 4 mm e quest'altra 15,0, metto una perlina 15,0 nera e entro sempre nelle tre 11,0 4 mm 11,0, un'altra volta metto una 15,0, entro 11,0 e solo la perlina di 4 mm, aggiungo un'altra perlina di 4 mm, entro nel Super 2, nella parte superiore, e poi un'altra perlina di 4 mm, entro nella perlina di 4 mm 11,0, tiro bene il filo, e poi 15,0, entro nelle 3 11,0 4 mm 11,0, poi un'altra perlina di 4 15,0, entro nelle 3 nelle 2 pardon 11,0 4 mm, tiro bene il filo e poi metto un'altra perlina 4 mm, entro nel Super 2. Quindi praticamente dove ho le Super 2 metto due perline di 4 mm, dove ci sono solo queste tre quali li ho messi metto una perlina 15,0, e faccio così fino alla fine del mio giro. Qua si esco dalla mia Super 2 metto 4 mm, qua quando uscirò da questa 11,0 metto quindi rocaille 15,0 nera, anche qui, anche qui, qua perlina 4 mm 4 mm, e poi 2 perline 15,0 e altre 2 di 4 mm vicino al mio Super 2. Arrivati all'ultima perlina di 4 mm, adesso devo solo mettere qua in angoli 2 perline di 15,0. Praticamente passo in tutte le laterali 11,0 15 mm, 15,0 11,0 4 mm, 11,0 secondi, 15,0 le 2, 11,0 le 2 perline di 4 mm, metto due, aggiungo 2 perline 15,0 e entro in quelle dell'altro lato. Guardate così, praticamente solo in angoli aggiungo le perline di 4 mm di 15,0 e poi faccio tutto come qui praticamente. Vedete? 2 rientro in tutte, 2 rientro in tutte, 2 rientro in tutte, e praticamente il mio ciondolo è già finito.
Spero che vi è piaciuto, se non avete capito qualcosina, mi lo dite. Vi bacio, arrivederci.